Non è facile per me ricordare Silvio Palazzotto, perché già il cognome dà un indizio, eravamo parenti. Per me, per la mia famiglia, è sempre stato lo zio Silvio. Ma non è soltanto questo legame familiare, un legame discreto come solo i legami familiari di una volta riescono a essere, a rendermi difficile ricordarlo. C'è anche una componente, diciamo, passionale legata al suo ruolo nel Palermo Calcio. Silvio Palazzotto era l'immagine del calcio, non soltanto per la mia famiglia, ma per una città. Ed era l'immagine di un calcio ben diverso da quello che conosciamo oggi. Io e mio padre andavamo allo stadio e stavamo lì nel nostro parterre ad aspettare che lui entrasse in campo, discreto come sempre, con i suoi modi pacati, e stavamo lì proprio soltanto ad aspettare per salutarlo, perché per noi era il vincolo più importante alla squadra del Palermo. Ecco perché oggi è un giorno molto triste per questa città, a parte le questioni personali, perché con Silvio Palazzotto se ne va anche il calcio di una volta, e che oggi non c'è più.